Bene, signori, questo è il primo di una serie di appuntamenti che farò per testare a fondo, spremere fino all'ultima goccia di sudore e di sangue questa Sony A7 III che ho acquistato. Oggi la proveremo di notte, quello che dicono essere il cavallo di battaglia della Sony, quindi la metterò alla prova all'estremo. Una cosa importante, se vi interessa vedere come girare video di notte, ho fatto un video a proposito qualche mese fa. Se lo state vedendo adesso, diciamo che potreste avere pensieri strani perché ho cambiato sponda. Cioè, non in quel senso, nel senso, vabbè, vedete il video e capite. Ah, e guardate un po' chi è arrivato qua. Miss Bagnetta Bagnata. Namo, ti porto alla cucca. Ti porto alla cucca. Voi non conoscete la cucca? Cioè, la cucca è uno dei posti più belli del paese dove abito. Andiamo, ve ci porto. La cucca non si dice, la cucca si vede e basta. Perché stiamo in mezzo alla strada? Fammi una foto in mezzo alla strada. Alla fine la foto per strada l'abbiamo fatta davvero, anche se non la trovo più. Comunque sarò la vostra voce narrante, la vostra coscienza in questo video. Apparirò all'improvviso, quando meno ve lo aspettate. Ok, questo è il posto ideale perché non c'è davvero un filo di luce. Non c'è nulla. Giuro che vedete più voi dalla fotocamera che io. Ti ha zittato? Sì. No, no. Questa fotocamera di notte è incredibile. Guardate qui, solo la luce dei telefoni e pochissimo rumore. Così ho pensato di provare a spingere al massimo gli ISO e vedere fino a quanto posso spingerli senza rovinare l'immagine. 100, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 10.000, 16.000, 32.000, 64.000, 102.400, 204.800, non so manco capace a leggerlo. Io attualmente, per farvi capire, vedo così circa 10.000 ISO. Siccome Andrea e Leonardo avevano fame, come al solito tra l'altro, siamo andati a fare uno spuntino notturno. Cioè, nel senso, no, nel senso, vai tranquillo, gira. Aspetta. Guarda che televisore che c'ho. Ma dove? Ah, guarda. Ma perché si è sfocato? E qui potete vedere Andrea che spiega a Leonardo che ci sono le melanzane sott'olio. Le melanzane sott'olio. Bene, dopo questo silenzio imbarazzante è arrivato Alessio. Ed è allora che è successo il pandemonio. Alessio! Ma col piacere! Oramai hai degli occhi sulle mani. Guarda, inquadra qua, inquadra qua. Questo è Fero. Se vuoi fai le corna, tocca a Fero. Non mi tocchi. Ale, Ale, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Ah, sta a cambiare posto. No, se ne sta proprio andando. Oh! Tutto ok, Ale? Tutto ok? Sono sfogato. La finanza non deve vedere questo video. Prego, signori. Prendi la gomma. Ottimo, li mette tutti e tre. Guarda, tutti e tre, sta seguendo. Alessio l'ha perso. Cacca, l'ha ripreso. L'ha ripreso. Gente che sta guardando questo video, volete una gomma? Aspetta, vediamo se la mette a fuoco. L'ha messa a fuoco! Volete una gomma? Sono finite. Ma sto a fare uno spot. Ah, veramente. Non l'ha manco messa a fuoco. Vai, ora sì. Vai. Ok. Aspetta, voglio vedere i peletti di Alessio. Aspetta, prova a vedere questo. Viso Leonardo. Tamron, vai.
Luis Leonardo, vai. Tamron, vai. Luis Leonardo, subito. Ma sta ancora sul focus. Poi sono stato posseduto dal demonio e ho lanciato una maledizione in sumero. Sta degenerando? Questa è la nuova sigla del canale. Ma al di là di questo, state vedendo lo sfocatino che c'è dietro? Ma quanto è bello. Vi ricordo che questa lente è il Tamron 2875 f2.8. Per 2700 euro la macchinetta. 2007, no, 2007. Per la per 2700 euro la macchinetta dovrebbe creare da sola. Cioè, se non c'è qualcosa ce lo devi mettere. Fa paesaggi da solo. Che cosa stai vedendo, Alessio? Ma che cos'è? E Andrea ha deciso di imitarlo. Mettila. Levala. Mettila. Levala. Guarda quanto è bello. Cioè, quando, guarda quello sfocatino dietro. Poi il bello è che quando zoomi non perde il focus. Sì. Sì, ce l'ho in macchina. Vabbè, madannaccia. Ma sta a fuoco? Sì. Alessio no, però adesso. Sì, adesso sì. Mi fa morire di freddo. Tu no? Adesso sì? Alessio pure subito, ecco. No? Sì? Sì. Sì? Sì. Che c'ha? Che cosa fai? Che cosa fai? Svegna! Se no vuoi, è normale o no? Ormai ci ha preso l'abitudine a fare sta cosa. L'autofocus, anche sotto condizioni di luce decenti, si è comportato in modo molto preciso, come potete vedere da questa sequenza, dove era impostato su veloce, ampio e rilevamento dei volti. Cartello, gli spiriti, è il cartello. Oddio, il cartello, oddio, oddio. Oh, fermo, dico. Fermo! Dai, hai pagato 10 euro qua la macchinetta, buffone. Ma secondo te riusciamo a inquadrare il cerume nell'orecchio? No, di... non fare queste cose. Io non ce la posso fare con questo. Ma state vedendo questo? Cioè, tu sei malato, ragazzo mio. Tu sei completamente malato. No, no, adesso fai vedere che cosa stai facendo. No! Fallo vedere. Ci stava mettendo il telefonino qui. Non è vero. È vero. Non c'è vedrò. Che cos'è quello? Ma lui, ma tu sei, ma io che amici c'ho? Che amici c'ho che sotto c'è il burrone? C'ho questi bicipiti, devi lavorare. Devi lavorare, lavorare. Allora, signori, io con questo video spero di avervi fatto un po' divertire, un po' fatto imparare qualcosa, perché il fatto è che io cercavo determinate cose su YouTube e non le trovavo mai. Non le trovavo mai perché la gente non è malata come me che si mette a vedere determinate specifiche di cose. Le persone non fanno queste cose, le persone normali. Comunque, se ve lo state chiedendo, sì, stavo vloggando con un treppiedi. Ovviamente un video un po' grezzo, montato lì per lì, ma giusto per le persone veramente interessate a questa cosa. Se vi interessa, andatevi a guardare altri video. Io tratto di videomaking, cibo e non mi ricordo che altro. Io che di che tratta il canale mio? Videomaking, cibo. Sta pure il rumore delle cicale per enfatizzare il silenzio imbarazzante. Viaggi, ecco, non mi ricordavo viaggi. Niente, signori, è stato un onore vloggare con questa A7 III che mi sta piacendo davvero davvero tanto. Può migliorare, però a fine mese vediamo quali sono le cose su cui può migliorare. Noi ci vediamo prossimo video, non vi so dire quando, probabilmente sabato. Ciao, buonanotte, benvenuti al McDrive. Sta degenerando? Questa è la nuova sigla del canale.